I venti di Eolo. E riprese il lungo viaggio che ad Itaca portava. Con pazienza e con coraggio quella nave navigava. Ma qualcuno degli dèi che tornasse non voleva. E così a quegli Achei il ritorno confondeva. Sopra un'isola regnava Eolo, il re di tutti i venti. Li domava e comandava con i suoi cenni potenti. Tutti i venti conservava chiusi in una grotta nera e nel mondo li mandava, lieve soffio o gran bufera. Sbarcò Ulisse con i suoi ed il re divenne amico. Restò lì un mese e poi disse al re: Eolo, dico che io devo ritornare. E il re Eolo, molto buono, perché calmo fosse il mare, fece a Ulisse un grande dono. Un bell'orcio gli donò, dalle gacci ben legato. Ecco Ulisse, te lo do, ma tu tienilo serrato, perché dentro all'orcio c'è la tempesta e la buriana. Lascio fuori il sole che spinge Itaca lontano. Ed infatti, in pochi giorni, già la Itaca si vede. Oh, la gioia dei ritorni! Quasi Ulisse non ci crede. Rivedrà figliolo e sposa, lei, Penelope soave. Stanco Ulisse si riposa sopra il ponte della nave. Tiene l'orcio ben legato, tra le braccia, nel riposo. Se lo tiene abbracciato, ma qualcuno è invidioso. Ehi, compari, che ne dite? Forse l'orcio è pieno d'oro. E a noi niente? Già, capite, solo lui vuole il tesoro. Invidiosi, con prudenza, l'otre sfilano ad Ulisse. Con lentissima pazienza, casomai lui li sentisse. Quindi sfilano i legacci e lo aprono e... fa cielo. 10 orribili ventacci si scatenano nel cielo. Via, lontano, nel gran mare. Sono spinti i naviganti ed Ulisse lì a gridare, insultando tutti quanti. Stupidissimi somari, eravamo già arrivati. E a quei rimbrotti amari, tutti tacciono. Yeah.